Buonasera, allora tra poco il telegiornale vi do un'anticipazione che riguarda più che altro la giornata politica perché poi passeremo ai titoli e soprattutto al giornale perché ci sono davvero molte notizie oggi. Allora intanto la giornata delle piazze, due piazze contrapposte, due comizi, il Partito Democratico a Roma, il PDL a Bari, Berlusconi e Bersani che dovrebbero trovare o cercare un'intesa per in qualche modo uscire da questo stallo politico. Ebbene, invece oggi plasticamente queste due piazze, con quello che è stato detto, hanno mostrato una distanza più che mai evidente proprio tra Berlusconi e Bersani. Due comizi, come vi ho detto, a Roma il PD ha manifestato, ha acceso i riflettori sul problema della povertà del paese, della crisi economica, quindi con Bersani che è tornato a ribadire il suo no ad un governissimo, a nessun tipo di ricatto o inciucio in cambio del Quirinale, ma che poi ha avuto anche, lo ascolteremo, parole molto dure per il sindaco Matteo Renzi. Ha detto Bersani: è indecente chi ci chiede di fare presto, un attacco veramente molto duro. Poi nel pomeriggio, come vi ho detto, Berlusconi ha parlato da Bari e in qualche maniera, anzi più che in qualche maniera, ha risposto a Bersani, ha detto: è inaccettabile questa paralisi assurda, quello che sta vivendo il paese, o c'è un governo forte subito oppure si deve andare alle elezioni e io sarò candidato premier. Naturalmente poi ci sono stati gli attacchi anche da parte di Berlusconi per Grillo e insomma è una situazione che viene definita appunto di distanza, di stallo, quella che è di fatto in politica. Poi oggi ci sono stati anche i risultati delle famose quirinarie fatte dal Movimento 5 Stelle rigorosamente online, sono usciti i nomi, i 10 nomi più gettonati, più votati, anche quelli insomma che piacciono di meno e naturalmente ve li mostreremo. Ritorna sempre il nome di Romano Prodi per la corsa al Quirinale perché ve lo ricordo, in questo momento di stallo politico la data si avvicina ed è la data di giovedì prossimo, del 18 di aprile, quando si voterà il capo dello Stato. Nome fatto e rifatto nelle ultime ore, quello di Romano Prodi, che invece dice: io sto semplicemente a guardare. Ci sono state, ci sono tensioni anche nella Lega, con Bossi che ha smentito di voler rompere il partito e con momenti forti, insomma insulti e spintoni per alcune espulsioni in Veneto, ma insomma tutto questo ve lo racconteremo. Naturalmente poi ci sono anche altre notizie e avremo modo, proprio grazie alla politica, o meglio alla satira, di strapparvi anche un sorriso. Vediamo i titoli. Dal palco PDL di Bari, Berlusconi detta le sue condizioni e avverte il PD: governo con noi o subito elezioni e sarò io il candidato premier. Sulla corsa al Quirinale attacca Prodi: tra i possibili candidati del centro-sinistra, se lui va al Colle, noi tutti all'estero. E sul Movimento 5 Stelle dice: una banda di dilettanti allo sbaraglio. E Bersani dal canto suo chiude al Cavaliere: no al governissimo, con Brunetta e Cicchitto nessun accordo, bisogna trovare altre soluzioni sul futuro. Inquilino del Colle respinge i veti di Berlusconi: non cedo ai ricatti, cerchiamo un candidato condiviso ma non a tutti i costi. L'amarezza del Popolo 5 Stelle dopo il voto sul web per le quirinarie. Tra i 10 nomi espressi dai 50.000, i più contestati sono quelli di Romano Prodi e Emma Bonino. Nella rosa ci sono anche Strada, Caselli, Imposimato, Zagrebeschi, Rodotà, Gabbanelli, Dario Fo e Beppe Grillo, che però non è candidabile. Da lunedì la parola torna agli iscritti al movimento per scegliere il nome ufficiale. Confindustria scende in campo e lancia il suo appello per superare l'inerzia della politica. Il presidente Squinzi attacca: negli ultimi 50 giorni abbiamo perso un punto di PIL, così parlare di ripresa è un miraggio, senza imprese il paese muore. E anche i sindacati chiedono un governo al più presto per rilanciare l'occupazione.
Papa Francesco mette mano alle vicende interne al Vaticano e a sorpresa costituisce un gruppo di 8 cardinali che lo aiuteranno nella gestione degli affari della Chiesa. In nome della collegialità, Bergoglio chiama nell'organismo i rappresentanti di tutte le diocesi del mondo. L'obiettivo è la riforma della Curia. Rilasciati i 4 giornalisti italiani trattenuti in Siria il 4 aprile, Amedeo Ricucci al nostro telegiornale dice: siamo stati fermati da guerriglieri islamisti che ci hanno scambiato per spie. Aggiunge: sì, per un momento abbiamo anche temuto per le nostre vite, ma non ci hanno mai trattato male. Partiti dalla Turchia su un volo di Stato per l'Italia, dove atterreranno tra circa un'ora.